Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Benissimo. Bene, come avevamo detto nel video precedente, ci stiamo organizzando per proseguire la serie sul profeta Daniele per quanto attiene gli ultimi tempi, i nostri tempi, previo rapimento della Chiesa. Ci siamo già organizzati con il computer, stiamo, diciamo, già lavorando con la nuova piattaforma. L'unica cosa che, siccome abbiamo cambiato, aggiornato, diciamo, il sistema operativo a una 18ª versione, per quanto riguarda Linux, stiamo cercando un po' di capire, ci sono alcune differenze, alcuni settaggi da fare, quindi vogliamo rimandare un'ulteriore settimana per quanto riguarda il profeta Daniele, insomma. Però nel frattempo, anche per testare un pochino il processore, il rendering, la velocità, eccetera, eccetera, intanto facciamo un video, diciamo, mezzo improvvisato. Vogliamo parlare nello specifico della parabola delle 10 vergini. Noi abbiamo già trattato questa parabola in un video che trovate all'interno del nostro canale. È un video molto importante che vi consigliamo di vedere. Praticamente diciamo molte cose anche da un punto di vista giudaico, che cosa sono le 10 vergini, nel senso che nell'antichità i giudei facevano i loro matrimoni, erano abbastanza esosi e molto spesso si usava, diciamo, sposarsi in gruppo. Ecco perché le 10 vergini, perché molto spesso si univano in numero di 10 le promesse spose, insomma c'è tutta quanta una storia che non andremo a trattare nel presente video. Bene. Però parleremo di altre cose che sono molto, molto, molto attuali. È un periodo molto importante, è un periodo molto particolare che la Chiesa sta attraversando. Tutti noi siamo attaccati in tutti i fronti, possiamo dire, spiritualmente, materialmente. Poi ciò che è materiale si va sempre a ripercuotere, ovviamente, sullo spirituale e così via. Però, come abbiamo visto nel secondo, diciamo, capitolo della serie del profeta Daniele, la parola di Dio ci invita, ci esorta, ci insegna che qualunque sia l'avversità, comunque lo Spirito Santo è più forte di ciò che ci circonda e ci dà sempre la forza per resistere, per combattere, nel nome di Gesù Cristo, l'unico nome per il quale noi possiamo e dobbiamo avere la vittoria. Gesù il Cristo, benedetto sia il suo nome, non ci è stato dato altro nome per il quale possiamo essere salvati. E badire, l'Apostolo Pietro, Fatti capitolo 4, dovrebbe essere il verso 12, benedetto sia il nome del Signore. Bene, io qui davanti ho la mia versione, gloria a Dio, la mia Bibbia, però desidero che anche voi possiate seguirci, ragion per cui vado ad attivare la navigazione virtuale come facciamo sempre. Ok, allora ecco benissimo. Allora, da questo momento voi state vedendo quello che noi vediamo. Allora, no, scusate, già stavo sbagliando. Dove stai? Aspettate, perché eccolo qua. Ok, benissimo. È una nuova versione e quindi funziona un po' diversamente. Ok, allora questa qui è la parabola delle 10 vergini. È una parabola molto importante. Vogliamo notare come questa parabola si trova dopo il capitolo 24. Quindi il Signore parla degli ultimi giorni, nel capitolo 24, chiamato il sermone profetico, ed è un sermone importantissimo, gloria al Signore. Noi abbiamo fatto un video dove appunto abbiamo portato il sermone profetico, appunto del capitolo 24, dove è sorprendente
come il Signore Gesù Cristo profetizza meticolosamente gli ultimi tempi, e tutto quello che lui ha detto, quello che si doveva avverare, si è avverato. Manca ancora altro da avverarsi, ma stiamo vedendo come in questo momento la piattaforma, gloria a Dio, si sta preparando. Scusate. Scusate. Come la piattaforma si sta preparando, gloria a Dio, per quello che deve avvenire, cioè il giorno del Signore, il tempo della grande tribolazione. Ma adesso veramente vogliamo immergerci, non vogliamo farla troppo lunga, in questa parabola che in questo momento vuole essere di incoraggiamento. Quindi noi andremo a leggere, parlare, commentare tutto quello che faremo. Lo faremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo. Signore, guida tu la tua parola e il tuo servo, Padre, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Allora, leggiamo. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Or 5 di esse erano avvedute, 5 erano pazze. Le pazze, prendendo le loro lampade, non avevano preso seco dell'olio, ma le avvedute lo avevano preso, insomma, ma le avvedute avevano, insieme con le loro lampade, preso seco dell'olio nei loro vasi. Ora, tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono, e sulla mezzanotte si fece un grido. Ecco lo sposo, viene, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade, e le passe dissero alle avvedute: dateci dell'olio vostro, perciò che le nostre lampade si spengono. Mi è venuta in mente una cosa mentre parlo, scusate che me lo segno, sennò poi me lo dimentico. Allora, ok, me lo sono scritto, perché poi io, diciamo che improvviso molto. Ok. E loro dissero: noi non lo faremo, che talora non ve ne sia assai per noi e per voi. Andate piuttosto a coloro che lo vendono e compratene. Ora, mentre quelli andavano a comprarne, venne lo sposo. Quelle che erano apparecchiate entrarono con lui alle nozze, e la porta fu serrata. Poi appresso vennero anche altre 10 vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli, rispondendo, disse: io vi dico in verità che io non vi conosco, vegliate dunque, poiché non sapete né il giorno né l'ora che il figliuolo verrà. Sono venute in mente altre due cose. Ok, benissimo, mi sono scritto alcune cose che mi sono venute in mente, benissimo. Allora, cari fratelli e amici, vogliamo subito iniziare col constatare qualcosa di molto importante. Il Signore lancia una parabola, ed è una parabola vera, insomma, in poche parole, il Signore, se noi notiamo bene, qui in questo passo, lui sta profetizzando, lui dice sarà simile, cioè lui ci dice quello che avverrà alla fine dei tempi. In Apocalisse 19 è scritto che Gesù è lo spirito della profezia, Gesù è la pura essenza della profezia, Gesù è la profezia, Gesù è il futuro, così come il passato, così come è il presente, benedetto sia il suo nome. In questo momento il Signore Gesù ci sta dicendo quello che deve avvenire alla fine dei tempi.
e ci porta, diciamo, questa similitudine che rappresenta l'evento, diciamo, presente, perché ci descrive la Chiesa e ci descrive il futuro della sua amata futura sposa, e rappresenta la sua amata futura sposa, perché in questo momento noi siamo la promessa sposa, appunto dobbiamo diventare la sposa, quindi possiamo dire che siamo la fidanzata, e lui dice che la sua futura sposa è simile a 10 vergini. 10 vergini. Notiamo bene il termine, i termini che noi troviamo nella parola di Dio non sono mai presi a caso. Ogni termine ha un suo significato oggettivo e vuole rappresentare una verità totale e assoluta. Per esempio, quando lui dice 10, perché dice 10, non dice 9, non dice 11, non dice 20, non dice 30, non dice 2? Dice 10, perché nella scrittura ogni parola ha un suo significato, i nomi hanno un significato che stabiliscono il carattere, la profezia, quello che vuoi, e anche i numeri hanno il loro significato. Infatti noi sappiamo che 10 sta per completezza, mentre invece 7 sta per completezza e perfezione. Da dove tiriamo fuori, noi che esaminiamo e predichiamo e insegniamo nel nostro piccolo la parola di Dio? Da dove tiriamo fuori queste verità? Ma dalla stessa parola di Dio. Per esempio, se io vado a prendere che era numeri sì, 14:22, giusto, noi ricorderemo che gli ebrei tentarono il Signore nel deserto e lo tentarono molte volte. A un certo punto il Signore, dopo averli sopportati assai, disse: io già non vi sopporto più, e quindi a seguito di tutte le tentazioni che voi mi avete, diciamo, apportato, io vi lascerò nel deserto per 40 anni. Eccolo qua. Quante volte furono le ribellioni del popolo ebraico nei confronti del Signore? 10. Ognuno di quegli uomini che avevano veduti la mia gloria, i miei miracoli che io ho fatti in Egitto, nel deserto, pur m'hanno tentato 10 volte e non hanno ubbidito alla mia voce. Quindi noi vediamo che 10, il numero di 10, ha culminato, ha completato in questo caso l'ira di Dio. Quindi possiamo, noi stabiliamo da questo che 10 significa completo. Può essere completo nel male, nel bene, nella ribellione, in molte altre cose, anche nel ricevere un premio, potrebbe essere, Dio fa come vuole, insomma, può dartelo prima, dopo, insomma, però sta di fatto che 10, al di là di come poi agisce Dio, la scrittura ci dice che 10 significa appunto completo. Quindi quando noi andiamo a esaminare altri passi, esaminando ogni singola parola alla luce di un contesto, questo si dovrà fare con tutte le parole della parola di Dio, noi andiamo a stabilire un insegnamento. In virtù di quello che poi noi conosciamo, possiamo stabilire la nostra fede, possiamo stabilire la nostra predicazione, possiamo stabilire la nostra vita. Che è più importante, conoscere o fare? È come il gatto che si morde la coda. Come faccio a fare se non conosco? Come faccio a pregare Dio se non so che c'è il comandamento di pregare Dio? Come faccio a pregare solo Dio se non ho il comandamento che solo Dio va pregato? Come faccio a stabilire che la Madonna non si può pregare, che pregare significa adorare, e quindi se io vado a pregare la Madonna, praticamente io sto adorando la Madonna, perché in questo senso preghiera sta per adorazione. Quindi io conosco, di conseguenza vivo quello che conosco, quindi conoscere è molto importante. Ecco perché molte volte quando sentiamo dirci: quello che conta non è conoscere ma è fare, ma che stai dicendo? Tante persone non fanno perché non conoscono. Ci sono persone
che non ricevono il battesimo dello Spirito Santo perché non sanno che il Signore battezza di Spirito Santo. Abbiamo anche l'esempio paolino, diciamo, sui Fatti degli Apostoli, che Paolo gli dice: ma avete ricevuto, diciamo, il battesimo dello Spirito Santo? E gli dissero: no, non sapevamo neanche che ci fosse. Ah, non lo sapevate? E Paolo gli impose le mani e furono battezzati nello Spirito Santo. Ci sono persone che non sanno che il Signore battezza di Spirito Santo, che gli hanno insegnato dei cattivi operai, per carità di Dio, non voglio mettere troppo enfasi qua, ma gli hanno insegnato che tutti sono battezzati di Spirito Santo, tutti, e che parlare in lingue non serve, e che parlare in lingue non è indice di essere battezzati nello Spirito Santo, ovvero nello specifico, chi è battezzato nello Spirito Santo non necessariamente deve parlare in lingue. Questo è completamente falso, la scrittura non insegna questo. E mi hanno risposto, a tal proposito, gente che è stata insegnata in questo modo così male, mi hanno detto: ma sai, siccome io sto bene con me stessa, a me va bene così, pertanto io sono battezzato di Spirito Santo. Quindi loro mettono la propria esperienza, il proprio sentimento al di sopra di quello che dice la parola di Dio. Cioè, io sento questo, io sto bene con me stessa, e quindi va bene così, e quindi è così. Poi, quello che dice la parola di Dio non ha importanza, de facto. Ovviamente poi non lo dicono con le parole, ma con i fatti sì. Mentre invece noi possiamo vedere che nella parola di Dio non c'è un solo caso, un solo battesimo di Spirito Santo che non viene accompagnato con il parlare in nuove lingue. Di questo ne abbiamo già parlato, abbiamo anche spiegato quando c'è il passo che dice non tutti parlano lingue, ma lì dice altresì che non tutti hanno la fede. Allora che i credenti non hanno tutti la fede? Ma certo che i credenti hanno tutti la fede, ma lì sta parlando di un dono particolare della fede, che alcuni ricevono un dono particolare che va oltre la fede, che questo dono fa sì che il credente nel nome di Gesù Cristo possa fare miracoli e prodigi. Idem con le lingue, ci sono lingue ancora più particolari che alcuni hanno, che hanno una, diciamo, una missione, un'opera, una potenza molto più particolare, ovvero nel manifestare alcune situazioni, quali messaggi profetici, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tutti battezzati di Spirito Santo parlano lingue. Se non parli lingue e dici che sei stato battezzato o battezzata di Spirito Santo, menti a te stessa o a te stesso. Punto. Quindi io cammino per quello che credo, per quello che conosco, predico quello che conosco, insegno quello che conosco, vivo quello che conosco. Quello che non conosco, io non lo posso vivere perché non lo conosco. Benedetto il nome del Signore. Bene, questo è molto importante. Non è quello che io sento, ma è quello che è scritto. Se poi quello che io sento corrisponde a quello che è scritto, gloria a Dio. Ma devo avere la conferma di questo, perché molte volte noi sentiamo quello che è scritto, ma altre volte non sentiamo quello che è scritto. D'altronde ci insegna la parola di Dio che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. Il cuore è ingannevole, il cuore alle volte ci giustifica quando non siamo giusti. Quante volte ho sentito dirmi: ah, ma tanto ci dobbiamo sposare, quindi se abbiamo rapporti prima del matrimonio, che importanza ha? Questo lo dici tu. Ma la Bibbia non dice questo. Ah, ma io mi sento bene. Va bene. Si dà il caso che noi non camminiamo né per sentimenti, né per visioni, né per sogni, ma per la parola di Dio. E sopra la parola di Dio, allora viva il sentimento, viva i sogni che ci manda Dio, viva le visioni che ci manda Dio, ma il fondamento resterà sempre la parola di Dio. Siamo pieni di persone, grandi, piccoli, giovani, adesso parliamo un po' dei giovani, che vanno
ovunque, anche nelle nostre file, nelle nostre chiese, vanno lì, adorazione, i pulpiti pieni di giovani, tutti con le mani alzate, gloria a Dio, e tutti quanti, giustamente, i genitori, siete contenti, guarda che bello, mio figlio, mia figlia che si trova in quello stato, amen, ma sono salvati? Come stanno vivendo? Stanno mantenendo una vita di castità? O quando vanno con i loro fidanzatini, si separano e fanno quello che non devono fare? Abbigliamenti strani? Donne che belle, i pantaloni belli stretti. Dice, ah, tu guardi queste cose. Io guardo queste cose. Non dobbiamo vedere l'albero? Non dobbiamo giudicare il frutto dell'albero? Il Signore ci chiama a vivere così? Com'è il tuo linguaggio? Sei un uomo, una donna di verità? Stai camminando nelle vie di Dio? Vi mantenete separati, voi fidanzatini? O tu che vuoi sempre mostrare tutto il tuo corpo? Più passano gli anni, magari ci sono persone che arrivano a 45-50 anni, questo l'ho visto con i miei occhi, tutti belli, vestiti, bene, tutto a posto, arrivano a 50 anni e si scoprono. Wow, che spirito! Ma quanti, quante! E allora noi dobbiamo insegnare queste cose. La predicazione dell'Evangelo è una predicazione scomoda. Se questa predicazione è scomoda per la tua carne, c'è speranza. Ma se sei così e sei completamente indifferente, in questo momento non hai speranza. Il Signore ci ha chiamati a conoscere queste cose affinché possiamo farle. Ecco perché qui dice, dove sta? 10. A un certo punto arrivi al numero 10 nella tua vita. Che il Signore, amen, è misericordioso, ti aspetta. Aspetta che tu ti ravveda dal tuo comportamento. Abbiamo persone che vanno a questi concerti, tutti con le mani alzate, a glorificare Dio e poi fuori. Hanno una vita completamente lontana dai cammini di Dio. E non sei salvato. Allora, tu genitore, che vedi i tuoi figli lodare Dio, rallegrati, ma preoccupati, perché noi ci dobbiamo preoccupare per i nostri figli. Ma come sta camminando fuori dalla chiesa mio figlio, mia figlia? E se investigate i vostri figli. E se vedete che non camminano, perché una madre, soprattutto una madre molto attenta, se ne accorge subito, chiedete saggezza allo Spirito Santo di come parlare ai vostri figli, perché è scritto nella Bibbia, inculca al fanciullo la parola di Dio, e tu genitore devi inculcare ai tuoi figli la parola di Dio, fin da piccolini. E se vi siete convertiti, che eravate grandi, non puoi partire in quarta, c'è un modo, e il modo te lo dà solo il Signore, non te lo dà Alessio Evangelisti, perché ogni pesce ha la sua esca. Alcuni figli devi partire in quarta, essere duro e ottieni un risultato. Altri, se fai questo, ottieni il risultato opposto. Altri ci vuole a volte il silenzio più totale e assoluto, anche per anni alle volte. Perché il comportamento è una buona predicazione, sapete? A volte noi pensiamo che quando non predichiamo non stiamo parlando di Gesù, falso, noi siamo la lettera di Cristo. Alle volte noi predichiamo senza parlare. Non sto dicendo che non bisogna parlare, cercate di... Ci sono contesti dove non puoi parlare. E allora predichi con il comportamento e la gente vede, guarda e riceve la parola di Dio. E al momento opportuno quel Signore ti guida, tu parti in quarta. E dici, Gesù è il Signore, figliuolo mio, dove stai andando? Con molto amore. Gloria a Dio.
Bene, non so perché mi sono messo adesso a parlare di questo, ma è venuto, gloria a Dio, e l'ho detto. 10 vergini. La parola di Dio parla molto di verginità. È importantissimo verginità. Il fondamento dell'Evangelo è la verginità. Ora abbiamo parlato della verginità sessuale, materiale, no? Dei giovani, non solo, che si devono sposare, dovrebbe arrivare al matrimonio vergini, però alle volte molti si convertono che già sono, come dire, grandi, già hanno fatto quello che dovevano fare e quindi non ci arrivano vergini, ma ahimè, quello che è stato e quando si è in Cristo si è una nuova creatura, le cose vecchie, dirà in Corinti, sono passate e queste ormai non sono più ricordate dal Signore, dirà in Isaia, quando anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, se voi venite a me saranno lavati, imbiancati come neve e non saranno, dirà, altrove più ricordati e altrove ancora, dirà, saranno gettati nel più profondo delle acque del mare. Quindi quel che è stato. Ora, al di là di questa verginità, gloria a Dio, materiale, c'è anche una verginità spirituale, molto importante. Perché nell'antico Israele c'era molta prostituzione spirituale e la prostituzione spirituale è mancanza di verginità spirituale. Abbiamo molti esempi, per esempio, se io vado in Geremia 3.9 dice: per la lubricità delle sue fornicazioni, cioè mancanza di verginità, è avvenuto che il paese è stato contaminato. Alle volte tutta la nostra famiglia va in aria, gloria a Dio. Ma che fa? Per uno pagano tutti? Sì e no, nel senso che se in una famiglia nessuno ha Cristo, nessuno ha la protezione di Cristo e il capofamiglia si mette a fare il male, paga anche la sua famiglia. Tu guarda il profeta Daniele. Il profeta Daniele spiritualmente è stato grandemente benedetto, ma materialmente parlando ha dovuto pagare peccati che lui non aveva fatto, perché per colpa dei suoi padri, dei suoi nonni, dei suoi predecessori, torniamo sempre a Daniele, incredibile, si vede che va fatto Daniele, gloria a Dio, Signore aiutaci a farlo. Il profeta Daniele è stato tolto dalla propria patria, dalla propria casa. È stato mandato in Babilonia, il peggiore posto insieme a Egitto che sia mai esistito, per dei peccati che lui non aveva commesso, perché lui era giusto e ha pagato per colpa degli altri, materialmente parlando. Poi il Signore lo ha benedetto, lo ha aiutato e tutto quanto, ma quante ne ha dovute passare? Probabilmente abbiamo visto chi ha seguito il video 1 e 2, Daniele è stato anche castrato, probabilmente. Voi pensate, per colpa di chi? Dei suoi nonni. Wow. Quindi noi siamo responsabili di quello che facciamo, perché se io faccio dei debiti, materialmente parlando, li dovranno pagare i miei figli. Materialmente parlando. Spiritualmente parlando, se io mi metto a fare del satanismo e i miei figli non sono in Cristo e si cominceranno a muovere tutti gli oggetti dentro casa, quei spiriti poi entreranno anche nei miei figli. Una volta è venuta nella chiesa una famiglia molto strana. Io quante cose ho visto. Non so che volevano, ho capito che comunque facevano parte di questi mondi che tanto parliamo e denunciamo. Lui faceva anche, era un poliziotto, diciamo, dell'estero che stava con l'Interforce e tutto quanto, incredibile.
Non so che volevano, però Dio ci ha grandemente protetto, è venuto pure nel mio lavoro. Credo che voleva farci un brutto scherzetto, però poi si è fermato. Grazie a Dio, perché materialmente parlando ci poteva fare, insomma, parecchio male, però il Dio è stato veramente potente. All'inizio, che io non sapevo niente, questo è venuto, ha portato, diciamo, la moglie che stava qui per caso, è venuta un po' in ferie, e la moglie mi ha parlato del figlio. Dice: sai, mio figlio fa disegni molto strani. Questa non era italiana. Dice: fa disegni molto strani. Questo pure non era italiano, era dell'Europa, diciamo, del nord. Dice: fa disegni molto strani. Fa disegni molto strani. E mi ha cominciato a raccontare tutte le cose che disegnava il suo figlio, un adolescente all'epoca era, e roba satanica. E la prima cosa che io gli ho detto a lei, gli ho detto: senti un po', scusa se ti faccio la domanda, non ti offendere, ma visto che tu mi racconti le tue cose, io devo comprendere. E gli ho detto: ma tu nel passato, magari non dico adesso, ma nel passato, perché spesso noi sappiamo che abbiamo davanti persone che non sono convertite a Cristo, gliela mettiamo light, non diciamo nel passato hai fatto, perché chi è in Cristo nulla e niente ti tocca, facciamoci capire. Quindi se vieni toccato qualcosa c'è che non va. Però io gliel'ho messa così: nel passato che hai fatto qualche cosa tipo sedute spiritiche, carte, negromanzia? Come gli ho fatto questa domanda, ha fatto la classica mossa che non voglio riprodurre, perché noi vediamo molte cose, capiamo molte cose in base a come si comporta la persona, come agisce, come si muove, come muove gli occhi, la bocca, la fisionomia del viso, i passi, il corpo. Noi già te diamo un'occhiata e già ti abbiamo capito. Quindi, no, però non voglio rivelare queste cose, come facciamo. Anche da questo lo capiamo insieme, oltre che spiritualmente. Insomma, ha fatto una serie di situazioni nel corpo, nel viso, che praticamente mi ha confermato al 100% che quella persona non è che aveva fatto, ma ancora stava facendo queste cose qua. E ovviamente si è ripercosso nel figlio, e queste entità malefiche entrano nei figli. E il marito praticamente poi ha cercato di disturbarmi nella predicazione, mi ha cominciato a dire di non predicare l'inferno, mi ha cominciato a dare dei libri da leggere, tipo un libro che si chiama Conversando con Dio, che ho visto un po' anche il film, che di Dio lì non c'è niente, lì c'è solo roba che con la Bibbia non c'entra niente. Conversando con Dio non è un libro o un film che viene da Dio, è un libro che ha a che fare con le tenebre, ve lo dico chiaro e tondo, se lo vuoi accettare bene, se non lo vuoi accettare vai tranquillo, vai dagli apostoli, da Sondergan, da chi te pare, ok? Quindi ha cercato di disturbarmi, e, perché poi stando a livelli alti stava molto bene ammanicato con certe cose. E insomma, alla fine però Dio, gloria a Dio, assolutamente io non seguo l'uomo, a me mi puoi ammassare per la grazia di Dio, ma io predico la Bibbia parla dell'inferno e io predico l'inferno, punto e basta. Quindi mo io non so perché sto a parlare di queste cose, però siccome di genitori ce ne sono tanti, e queste cose servono, perché noi dobbiamo conoscere per sapere, gloria a Dio. Quindi quello che succede, vedi, il paese è stato contaminato, quello che noi facciamo porta ripercussioni anche sui nostri figli. Poi se invece noi facciamo diciamo cose losche,
ma i nostri figli sono in Cristo, nessuno li toccherà. Chi è in Cristo non viene toccato. Però ci possono essere delle ripercussioni materiali, tipo Daniele, che il porello non aveva fatto niente, è stato trasportato in un'altra nazione per peccati che lui non aveva commesso. Quindi attenzione a quello che facciamo, perché quello che facciamo si ripercuote su di noi e si può ripercuotere anche sulla nostra famiglia. Ora, come c'è sempre l'altra faccia della medaglia, come vale nel male, però vale anche nel bene. Quindi quando noi siamo avveduti, gloria a Dio, no? Quando noi siamo avveduti, tutta la nostra famiglia ne trarrà giovamento. Alleluia! Sorridi che Gesù ti ama, dicevano i nostri antichi. Ella ha commesso adulterio con la pietra e col legno. Vedete, e qui parla di fornicazione, quindi di mancanza di verginità spirituale. Quindi mancanza di verginità, a proposito, stiamo parlando della Chiesa di Gesù Cristo, che è una casta vergine, come leggeremo tra un po'. Come vale materialmente, vale anche spiritualmente. Poi, potremmo proseguire per tutta la Bibbia. In ogni capo di strada, tu hai edificato un alto luogo, mi hai renduta abominevole la tua bellezza, hai allargate le gambe ad ogni passante, hai moltiplicate le tue fornicazioni, mancanza di verginità. E così potremmo proseguire per tutta la Bibbia, ma vogliamo passare in, sì, sempre Ezechiele, però 23:19 dice: pure anch'ella ha cresciute le sue fornicazioni, cioè mancanza di verginità, ricordandosi dei giorni della sua giovinezza, quando fornicava nel paese di Egitto. Noi abbiamo visto che il Signore ha reso schiavi gli ebrei in Egitto, cioè ha permesso. Ma perché? A volte noi ci domandiamo perché il Signore ha permesso. È perché Dio è giusto. Come ha vergato gli egizi, ha vergato anche i suoi figli. Quindi noi vediamo che gli ebrei in Egitto hanno fornicato con gli idoli e con tante altre cose che facevano questi egizi. Ecco perché poi gli ultimi 100 anni, questo ne abbiamo già parlato, il Signore, gloria a Dio, ha permesso. Perché il Signore castiga e flagella chi ama in maniera tale che non si perda l'anima, quindi ci flagella il corpo per salvarci l'anima. C'è una vita eterna. C'è una vita eterna. Potremmo proseguire, ma fermiamoci qua. Vogliamo andare in Seconda Corinti, Seconda Corinti, capitolo 11, verso 2. Perché io sono geloso di voi, di una gelosia da Dio, perciò che io vi ho sposati a un marito per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Nota bene, io vi ho sposati a un marito per presentare. Gli unici che hanno potuto dire questo, gli unici, sono stati i primi 12 apostoli. Nessun altro può dire questo, perché loro hanno messo il fondamento. E una volta posto il fondamento, non si può più porre ulteriormente. Una casa non può avere molte fondamenta. Solo uno è il fondamento e viene posto una sola volta da chi che sia. In questo caso è stato posto dai 12 apostoli. Quindi noi oggi non possiamo più usare questo linguaggio, se non che per insegnare, per predicare quello che è stato fatto. Noi non abbiamo più questa autorità che hanno avuto i primi 12 apostoli. Questi hanno posto il fondamento, che è Cristo Gesù, lui stesso, per presentarci a Cristo come una casta vergine, senza idolatria, senza inimicizia, senza una parola distorta, senza una vita di promiscuità sessuale, senza andare in giro mostrando il nostro corpo invece di mostrare Cristo.
o mostrando quanto noi siamo bravi, o mostrando quanto noi siamo intelligenti, o mostrando quanto noi siamo belli. Non è questo che dobbiamo mostrare, non è questo il sentimento, Signore, liberaci. Ma le dobbiamo conoscere queste cose. Queste cose ci devono essere ricordate, perché la carne busserà sempre al tuo cuore e ti dirà: ti senti bene, stai bene così, non ti preoccupare di quello che è scritto. L'importante è che tu stai a posto, non dare retta al tuo cuore, dai retta alla parola di Dio. Se poi il tuo cuore ti dice cose che sono accettate dalla parola di Dio, allora questo è un altro discorso. Ma giudichiamo tutto alla luce di quello che è scritto, tanto più che il giorno si sta approssimando. Efesi 5:27, per farla comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia, cioè vergine, senza crespa, senza cosa tale simile, ma che sia santa, che sia irreprensibile in quello che crede, in quello che predica, in quello che segue, in quello che persegue, dove cammini. Dobbiamo fare la volontà di Dio, dobbiamo camminare. Il cammino indica una sequenza di passi, un passo dopo l'altro, un fare la volontà di Dio dopo un'altra, dopo un altro passo, dopo un altro passo, dopo un altro passo. Poi inciampi, cadi, pecchi, ma ti rialzi, chiedi perdono, continui. Questo è il cammino del cristiano. Il cammino del cristiano è un cammino verso la santità. In questo cammino noi cadiamo, pecchiamo, ci rialziamo, chiediamo perdono. Vedi Davide e vedi altri che hanno peccato grandissimamente, ma nel cammino hanno peccato, perché il loro di questo ne abbiamo già parlato. Il cammino è un cammino di santità, e in questo cammino capita che cadiamo, ma ci rialziamo. Mentre invece, contrariamente, l'empio, l'apostata, il peccatore, lui fa un cammino verso il male, e in questo cammino, un male dopo l'altro, un passo dopo l'altro, ogni tanto fa un'azione giusta, un'opera giusta, un'azione santa, ma non è salvato, perché non è un cammino di santità, è un cammino di empietà, e in questo cammino ogni tanto fa una cosa buona, ma non è salvato. Ecco la differenza tra il cammino dell'empio, del peccatore, dell'apostata, con il cammino del cristiano. È un cammino. E allora non è se io ogni tanto o una volta a settimana vado in chiesa, suono per Cristo, lodo per Cristo, sto con le mani alzate, tutti questi giovani con le mani alzate state camminando con Cristo durante la settimana. Se io vado Levitico 21, anzi Colossesi 1:28, ti ripete il concetto. Noi annunziamo Cristo, qui sta dicendo. Ammoniamo, ammaestriamo ogni uomo con sapienza, in ogni sapienza, ciò che presentiamo ogni uomo compiuto in Gesù Cristo. Qui sta riprendendo il concetto dell'inizio, che noi siamo quello che crediamo. Camminiamo ciò che conosciamo. Gloria a Dio. Ecco perché noi veniamo presentati dalla parola di Dio a Cristo. Se noi crediamo questa parola, seguiamo questa parola ci presenta al Padre, perché Cristo poi ci presenterà al Padre qual casta vergine. Perché non si può andare al Padre se non siamo perfetti, se non siamo vergini. La verginità è molto importante, tant'è che
Levitico 21, Levitico 21 ci parla del sommo sacerdote, non dei sacerdoti, ma del sommo sacerdote. Infatti qui dice, parla ai sacerdoti, figli di Aaron, di loro, eccetera, eccetera, eccetera. Dice, ma poi qui parla dei sacerdoti, qui dice, ma il sacerdote sommo fra i suoi fratelli, sopra il cui capo sarà stato sparso l'olio, nota bene, di questo ne parleremo adesso, dell'unzione, il quale sarà stato consacrato per vestire, attenzione a come vestiamo spiritualmente e materialmente, per vestire le vesti sacre, noi dobbiamo conoscere le vesti sacre dell'Antico Testamento, perché queste hanno un significato per noi spirituale, ma una direzione anche materiale, che non si scopra il capo, attenzione, non si rompa le vesti, come ha fatto il sommo sacerdote nel processo di Cristo, che si è stracciato le vesti, ma quello ha anche un altro significato, non entri in luogo dove sia alcun corpo morto, questo anche ha un significato, cioè il sangue di Cristo a noi ci copre di una moltitudine di peccati, noi pensiamo che niente è peccato, no. Noi abbiamo tante cose che ci contaminerebbero, ma il sangue di Cristo ci lava da tutto. Il peccato è molto più presente di quanto noi pensiamo, ma la grazia di Cristo ci ha lavato da tutto. Ai di colui che muore senza il sangue di Cristo. Non contaminisi, non pur per suo padre, per sua madre, questo quando muoiono, non esca fuori dal santuario, non contamini il santuario dell'Iddio suo, perciò che il diadema dell'olio dell'unzione dell'Iddio suo è sopra di lui, io sono il Signore, e poi dice prendasi moglie che sia ancora vergine. Che non sia né vedova, né ripudiata, né viziata, né meretrice, anzi prenda per moglie una vergine dei suoi popoli. Che cosa ha fatto Cristo? Si doveva prendere come moglie Israele. Israele era stato predestinato a diventare la sposa di Cristo. Israele è caduto da questa predestinazione. Ecco qui che la dottrina della predestinazione è un batte la pesca. Punto. Chiunque voglia presentarmi la dottrina della predestinazione con un versetto qua, un versetto là, altro versetto qua, quando per ogni versetto c'è un altro versetto, ma alla luce di un contesto, tu mi devi dire se Satana, che prima si chiamava Lucifero, è stato predestinato a cadere. E se Israele, che era stato predestinato a diventare la sposa di Cristo, perché non è diventata la sposa di Cristo? Quindi la dottrina della predestinazione, detto proprio papale, è una presentata in quella maniera, è una dottrina che è maledetta, cioè separata da Dio, è una dottrina del vate la pesca. Se c'è una predestinazione, è la Chiesa di Gesù Cristo che è stata predestinata, perché è entrata nella predestinazione che di Israele, che doveva diventare questo, Israele è caduto, quindi è arrivata la Chiesa nella preconoscenza di Dio, la Chiesa è stata predestinata e chiunque può entrare in questa predestinazione, chiunque può essere salvato. La salvezza è per tutti. Poi se tu vuoi continuare a sognare, sogna pure. Buonanotte e sogni d'oro. Quindi il sommo sacerdote doveva prendersi una vergine. Non si poteva prendere una non vergine. Infatti, Cristo si è preso la Chiesa e per prendersela l'ha resa vergine, come abbiamo letto in Seconda Corinti, capitolo 11. Vogliamo andare in Ebrei,
capitolo 3.1, dice che Gesù è apostolo, sommo apostolo e sommo sacerdote della nostra professione, cioè Gesù Cristo. Quindi, come il sommo apostolo dell'Antico Testamento, o il grande, il sommo sacerdote, o il grande sacerdote, che in ebraico si dice Gadol, si doveva prendere una vergine. Questo raffigurava, quindi profetizzava, che alla fine dei giorni sarebbe venuto il Cristo, figlio di Dio, fatto uomo, avrebbe acquistato col suo sangue una casta vergine, una chiesa, e l'avrebbe purificata, resa vergine attraverso quel sangue. Che quel sangue, scritto in Apocalisse, lava le nostre vesti. Ecco perché noi dobbiamo camminare in innovità di spirito, perché se non lo facciamo noi calpestiamo quel sangue. Ed è scritto in Apocalisse e mi pare in Isaia che un giorno il Dio calpesterà il sangue dei peccatori. Perché come il peccatore calpesta il sangue di Cristo quando lo rifiuta e non fa la sua volontà, così farà il Signore con il sangue del peccatore. Ma i credenti sono stati resi puri, imbiancati, lavati, resi vergini in virtù di quel sangue. Sempre in Ebrei, tutto Ebrei, tipo 4:14, dice che Gesù è il sommo sacerdote. E così potremmo leggere il capitolo 4, il capitolo 5, il capitolo 6, il capitolo 7, quando parla di Melchisedec, del sacerdozio, di Cristo. C'è tutta una storia con Melchisedec, ma non ci vogliamo entrare. Benedetto il santo nome del Signore. Tant'è vero che in Apocalisse, capitolo 14, il famoso capitolo 14, verso 4, dice, parlando dei 144.000, questi sono tutti ebrei, che questi 144.000 sono quelli che non si sono contaminati con donne perché sono vergini. Qui non parla di una verginità materiale, oltre che, gloria a Dio, sono arrivati al matrimonio vergini, ma parla di una verginità spirituale, che seguono l'agnello ovunque egli vada. Questi qua sono le primizie, perché sono i primi ebrei che si convertiranno a Cristo nella grande tribolazione, quando la Chiesa non si trova e si trova su nel cielo, pronta per festeggiare le nozze dell'agnello. Quando questi saranno uccisi tutti quanti, perché poi li ritroviamo, no, qui già li troviamo, su nel cielo, gloria a Dio, prima appaiono in Apocalisse 7, poi li ritroviamo qua, perché sono stati uccisi, gloria a Dio, questi torneranno a regnare nella prima risurrezione, gloria a Dio, che si trova appunto in Apocalisse, capitolo che è 19, no, capitolo 20.4, anzi no, capitolo 20. Poi vidi dei troni, sopra quelli si misero a sedere dei personaggi ai quali fu dato il giudizio. Vidi ancora le anime di coloro che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù, sta parlando della grande tribolazione, per la parola di Dio, che non avevano adorata la bestia, né la sua immagine, non avevano preso il suo marchio sulle loro fronti, in sulla loro mano. Costoro tornarono in vita, regnarono con Cristo quei 1000 anni. Beato e santo è colui che apparte nella prima risurrezione. Sopra costoro non ha podestà la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo, regneranno con lui 1000 anni. Questi ebrei, i 144.000, che sono chiamati vergini, abbiamo già visto il significato della parola verginità, che moriranno
decollati nella grande tribolazione insieme a tutti gli altri che moriranno anch'essi, tutti questi torneranno in vita insieme alla Chiesa, risusciteranno nuovamente, torneranno, abbiamo già parlato delle risurrezioni, delle varie risurrezioni, ma questi fanno parte della prima risurrezione, torneranno con Cristo, faranno parte della Chiesa di Gesù Cristo e regneranno per 1000 anni. La verginità nella parola di Dio è l'essenza del cristianesimo e dell'Evangelo, è l'essenza della verità, è l'essenza dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo convince di cosa? Di peccato. Abbiamo iniziato a contemplare Matteo 25, abbiamo iniziato, ci siamo fermati 1, 2, 3, 4, 5, qualche parola, siamo arrivati a questa parola, guardate quanto stiamo ragionando. Io vorrei andare a chiudere qui, vorrei andare a chiudere, perché se mi metto a esaminare parola per parola, qui per ogni parola ci siamo mezz'ora. Per quanto è ricca e profonda la parola di Dio, penso che quanto detto è più che sufficiente. Voglio giusto aggiungere qualcosina, proprio per andare a chiudere. Parla di lampade, e qui potremmo starci un'ora. Prese le loro lampade. Quante persone oggigiorno stanno camminando con la lampada? Il Signore Gesù disse, questo è scritto nei Vangeli, ogni uomo che prende la sua lampada, se la mette sotto il letto, quella non fa luce, ma se la mette su, fa luce e tutti quanti vedono questa luce. Nel Salmo 119, verso che è 105, mi pare 105 Salmo 119, sì, la tua parola è una lampada al mio piede, certo. Perché al mio piede? Perché la luce è personale. Infatti qui leggiamo che ognuna prese la propria lampada, ognuna c'ha la sua lampada, la parola è personale, il credente è chiamato a camminare con la parola di Cristo per vedere. Se tu non cammini con la parola di Cristo, ma cammini come quelli che mi hanno detto, ah io mi sento bene, ah io sento questo, ah io sono battezzato di Spirito Santo perché mi sento in pace, quindi sono battezzato di Spirito Santo, io sto bene con me stesso. Se tu cammini con i tuoi sentimenti, con i tuoi pensieri, con la tua verità, non cammini con la parola di Dio, tu non vedi dove stai camminando, non vedi dove stai andando, andrai a finire nel burrone, nell'abisso. Un abisso ne chiama un altro. Mi fermo qua, se no stiamo un'ora a parlare solo di lampade. Uscirono fuori per incontrare lo sposo. Ne abbiamo già parlato. Siamo pieni di giovani che stanno lì, migliaia di giovani che vanno a sti concerti. Gloria, gloria, tutti che piangono. Poi tornano a casa, tornano ad essere quello che sono. Molti senza Cristo. Ben disse un predicatore che divise la Chiesa di Gesù Cristo, sostanzialmente le riunioni di culto, in tre gruppi: i piagnoni, i convinti e i veri credenti. I convinti sono quelli che entrano e dicono sì, gloria a Dio, c'hai ragione, mazza, è vero. Senti quello che dice, senti, non capisci niente, senti, il predicatore, il pastore, senti quello che dice, diglielo a lui, no? Avete mai visto i partners o la moglie che accusa il marito, o il marito che accusa la moglie, no? Pastore, digli che
questo non capisci niente. Amen, fratello, gloria a Dio. Convinti, sì, giusto, amen. Però poi dopo escono fuori. Amen, amen. Però non va. Altri invece piangono. E c'è. Stanno sempre a piangere. E gloria a Dio per quando il Signore ci tocca, ci benedice, ci lava, piangiamo. Io, quando mi sono convertito, che sono nato di nuovo, io ho pianto per 45 minuti e io non piangevo, non piangevo. Già, ora ho raccontato parte di questa mia testimonianza. Gloria a Dio. Quando il Signore ci tocca, ci fa piangere. Amen. Ma ci sono molti che piangono non perché il Signore li tocca o portano una vita santa, eccetera, eccetera. Piangono perché sono piagnoni, stanno sempre a piagne, però poi quando escono è come il coccodrillo, che piagne, piagne, però fa del male e se magna i propri ragazzini, insomma, i propri figli, eccetera, eccetera. E poi ci sono i veri credenti, gloria a Dio. Quindi uscirono fuori a incontrare lo sposo, tutti aspettano lo sposo, 5 di esse erano avvedute, e 5, guarda che bel linguaggio che usa gli Diodati, erano pazze, perché nel greco questa è la traduzione più vicina, pazze. Quindi vediamo che la Chiesa è divisa, la Chiesa di Gesù Cristo è divisa, tutti abbiamo il nome di Gesù in bocca, tutti abbiamo la Bibbia in mano, ma la gregge è piccola. Le pazze, prendendo le loro lampade, però non avevano preso dell'olio. Come dire, sì, ci abbiamo sempre Cristo in bocca, sempre, ce l'abbiamo sempre in bocca, ma sta in bocca, non sta nel cuore. Eh sì, sta in bocca quando vado in chiesa, quando vado nei concerti cristiani, eccetera, eccetera, eccetera. Sta in bocca, ma siccome non sta nel cuore, quando poi io esco, non sta nel cuore. Ma le avvedute invece avevano preso insieme con le lampade anche dell'olio, perché avendo Cristo nel cuore hai anche lo Spirito Santo, che tutti i nati di nuovo hanno lo Spirito Santo, non tutti hanno il battesimo dello Spirito Santo, ma tutti hanno lo Spirito Santo. Tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose, tutte si addormentarono. C'è un punto che la Chiesa tutta si addormenta, tutta quanta, ma sulla mezzanotte, l'ora previo rapimento della Chiesa, si fece un grido, ecco lo sposo viene, uscitegli incontro, e tutte si destarono e acconciarono le loro lampade. Tutta la Chiesa di Gesù Cristo in questo momento è cosciente che Gesù sta per rapire la sua Chiesa, tutta, pure quelli che non conoscono la Bibbia, perché molti non conoscono la Bibbia, ma sanno che Gesù sta per rapire la sua Chiesa. E le pazze dissero alle avvedute, dateci dell'olio vostro, perciò che le nostre lampade si spengono. Al di là dei mille significati che può avere questo passo, ne prenderò uno che mi è venuto in mente prima mentre leggevo e me lo sono anche scritto. Molti credenti pensano di stare a posto, di essere salvati, perché fanno parte di questa o di quell'altra organizzazione. Io ci sono creduto e cresciuto. Io vengo dalle cosiddette assemblee di Dio. Il mio cognome è Evangelisti. Chi meglio di me conosce molti ambienti, non solo qui in Italia. E vi posso dire perché ci sono cresciuto, che ne dicano gli altri. E se mi danno del bugiardo, io dico, tu sei un bugiardo. Tu a me non mi devi insegnare niente. Io ti potrei raccontare tante cose che ho viste
e che so, e che si fa tanto il santo, si dice no, noi non facciamo politica, bugia del diavolo. Qualcuno gli ha detto a mio padre, se vuoi fare carriera qui dentro devi fare politica, ed era un presidente. Molti pensano di essere salvati perché fanno parte di questa organizzazione, perché fanno parte di questo movimento, perché io sono evangelico, perché io sono pentecostale, perché tu sei un batte alla pesca. Tu non sei salvato, caprone, capra. Tu sei salvato se sei vergine, e sei vergine se cammini nelle vie di Dio e sei stato lavato col sangue di Cristo. La differenza tra chiese cosiddette, tra chiese libere e chiese non libere, e chi è anziano mi capisce, è solo una: che nel passato le chiese cosiddette non libere peccavano di nascosto e le chiese cosiddette libere peccavano palesemente. Tutta qui la differenza. È ora di parlare, di dire le cose come stanno, santini. Di qualcuno dirà, manco tu sei santo, manco io sono santo, ma quello che sto a dire è vero. E l'Evangelo che ti sto a portare è vero. Quindi buttami a me all'inferno e trattieni l'Evangelo, caprone. Vai avanti, vai oltre quello che vedi. Scartami pure. Ma se quello che ti sto dicendo è vero, prendilo, capra, perché se lo scarti non stai scartando me, stai scartando la verità. Vai oltre. Io ve lo dico sempre, va, andate oltre. Molta ragione, il cristiano deve avere molta ragione, molto raziocinio, perché raziocinio viene da Dio, perché noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, e se siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, noi dobbiamo essere razionali, possedere il raziocinio, se no siamo capre. Che fanno le capre? Se mangiano pure le latte, lo sapevate questo? Me l'hanno detto quelli che hanno le capre, se mangiano tutto. Invece la pecora no, la pecora si mangia solo il buon pasto. Noi dobbiamo essere pecore, non capre. Ma le avvedute risposero e dissero loro, noi non lo faremo che talora non ve ne sia assai per noi e per voi. Andate piuttosto a coloro che lo vendono e compratene. Il Signore disse in Isaia, venite e comprate, ma senza denaro, perché Gesù Cristo ha pagato per noi. Tu devi fare un cammino di santità, un passo dopo l'altro, un passo dopo l'altro, un passo dopo l'altro. Ma se tu per una vita hai fatto un cammino di impietà e di apostasia, pensando poi di poterti salvare nell'ultimo minuto, hai sbagliato. Questo lo facevo io, quando ero completamente indemoniato, che non ero convertito, che non ero nato di nuovo, che ero un peccatore, avevo i demoni che muscivano pure dai capelli, che spesso la gente cambiava pure marciapiede, che ero il classico tipo che le mamme dicevano, se frequenti quello ti stacco la capoccia. Ero così. Io se vi raccontassi la mia testimonianza, voi direste, ma chi te? Dio ha fatto una grande opera in me, gloria a Dio. Ero completamente indemoniato, ero senza Cristo, e sapete che dicevo, perché io conosco la verità da bambino. Sapete che dicevo nella mia follia? Prima di morire, un minuto prima mi converto, bugia del diavolo. Bugia del diavolo. Ero talmente indemoniato che parlavo così. Ma mi posso dire, o so io quello che dovevo sopportare la sera quando entravo dentro casa. Ma Cristo mi ha liberato e mi ha reso una nuova creatura. Gloria al tuo nome, Signore Gesù Cristo. Alleluia. Gesù è venuto per rompere le catene, per spezzare i lacci.
Oggi è il giorno della salvezza, oggi dobbiamo camminare con Cristo, oggi dobbiamo camminare con questa parola, con questa luce, con questa lampada, e questa lampada deve avere dell'olio, deve avere dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo, l'olio, non alberga in cuori adulteri, fornicatori, ma alberga in cuori vergini. La verginità è il fondamento dell'Evangelo. Ora, mentre quelli andavano a comprare, troppo tardi, oggi è il giorno della salvezza, venne lo sposo, quelle che erano apparecchiate entrarono con lui nelle nozze e la porta fu serrata. Appresso vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, aprici! Quelli che dicono: nella grande tribolazione, quando la chiesa sarà tolta, io rimango qua, dopo mi converto. Non ti converti adesso, ti convertirai dopo, nella grande tribolazione. E lui gli dice: sì, certo, venite, tutto a posto, poi nella grande tribolazione tutto a posto, no? Mi chiedono a me, da dove tiri fuori che nella grande tribolazione chi rimane qui della Chiesa non avrà una seconda opportunità? Non hai mai letto? Hai mai letto? Ma egli rispondendo disse: io vi dico che non vi conosco. Sta parlando a chi? Alla Chiesa che è rimasta qua. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora che il figliuolo dell'uomo verrà. Ma noi sappiamo quando Gesù tornerà per la seconda volta? Certo che lo sappiamo. Quando inizierà la grande tribolazione, passeranno 7 anni e poi Gesù tornerà. Noi sappiamo il momento lo conosciamo perfettamente del ritorno di Cristo. Quello che non abbiamo la più pallida idea è di quando il Signore rapirà la sua Chiesa. Alcuni dicono: no, dove lo trovi il rapimento della Chiesa? L'abbiamo già spiegato in tutti i video che abbiamo fatto. Gesù tornerà per la seconda volta alla fine della grande tribolazione e noi vedremo la battaglia di Armageddon. Noi, la gente del mondo, vedrà la battaglia di Armageddon. Saprà che sono 7 anni che è passata che sta durando la grande tribolazione. Vedrà tutti quanti i segni. E quindi saprà che in quel momento sono finiti 7 anni e Gesù tornerà per la seconda volta. Ma quello che noi non sappiamo è il giorno del rapimento della Chiesa. Conosciamo però il tempo. A proposito di quelli che vogliono passare qui la grande tribolazione, poi s'arrabbiano che noi gli diciamo buona grande tribolazione. S'arrabbiano. Quando siete voi che la volete passare, siete voi che venite a scrivermi sotto i video: noi passeremo la grande tribolazione, va bene, passala. Io gli dico: va bene, buona grande tribolazione, che te devo dire? Poi mi scrivono: tu non mi devi dire queste cose, ma sei tu che lo dici, lo vedi che sei capra, che non capisci? Se tu mi scrivi, io passerò qui la grande tribolazione, hai capito? E io ti dico: va bene, buona grande tribolazione, ah, non mi devi dire questo. Ma vi rendete conto? Tu mi dici a me: tu non devi dire questo agli altri. E tu perché mi dici a me le cose? Inizia a dare il buon esempio, caprone. Come mi ha scritto un giovincello ieri. Tu non devi dire agli altri quello che devono fare. Comincia a dare l'esempio. Che fai? Predichi bene, razzoli male. Tu dici agli altri che non devono dire e poi tu vai a dire agli altri? Punto numero uno. Io riprendo le tue stesse parole e te le tiro addosso, le tue stesse parole. Signore, vogliamo pregare. Signore, ti mettiamo davanti questa tua parola. Fai che ognuno di noi, Padre, possa avere un cuore predisposto alla tua parola. Aiutaci a sforzarci per entrare per la porta stretta. Aiutaci, Signore, a far violenza a noi stessi, come è scritto nella tua parola che i violenti rapiranno il regno di Dio, cioè quelli che fanno violenza alle loro passioni, alla carne, al peccato, alla tentazione, per cercare di essere sempre imbiancati, lavati, vergini, come tu vuoi, Signore.
Ti prego per tutti quelli che vedranno questo video e ti prego per la tua chiesa sposa e ti prego per tutto questo mondo, Padre, che non ti conosce. Signore, preparaci per quel grande giorno che tu suonerai la tromba, Padre. Aiutaci, Signore, ad essere trovati vestiti e non ignudi, Padre. Ogni cosa te la chiediamo non per i nostri meriti, ma nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Allora. Gloria a Dio. Ok. Benissimo. Ok. Questo è stato il video. Quanto tempo è che sto a parlare? Un'ora e un quarto. Va bene. Va bene, ci sta. Un'ora e un quarto ci sta. Amen. Bene, cari fratelli e amici, grazie per averci seguito. È stato, diciamo, possiamo dire, la seconda parte del video delle 10 vergini. Già ne abbiamo fatto uno. Questa volta non l'ho fatto tanti anni fa, che non è che mi ricordo tutto quello che ho detto, anzi mi ricordo quasi niente, io poi scordo tutto, mi scordo pure quando sono andato. Però, insomma, questa è stata un'altra sfaccettatura di questa meravigliosa parabola e profezia, parabola profetica, questa è profezia pura. E abbiamo voluto, gloria a Dio, fare appunto un ulteriore video. Speriamo che questo video sia di edificazione, gloria a Dio, pregate per noi, pregate che possiamo portare avanti la serie di Daniele, questa serie di Daniele, questo video che andremo a fare non lo vogliamo improvvisare, quindi mi voglio leggere tutto quanto Daniele un'altra volta, vedere alcune cose bene 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 per portarvi una parola forte, profetica, di insegnamento, di escatologia, di profezia, quindi della fine dei tempi, perché il Signore ci ha lasciato la profezia della fine dei tempi, perché noi la predicassimo, la insegnassimo, vi credessimo, e no, che non dobbiamo portare la profezia. Dio ci ha lasciato la profezia per predicarla e per credervi. Amen. Scusate se alle volte veramente mi rendo conto che so un po' duretto, no? Nel dire le cose. Sì, è vero, è vero, lo riconosco, sono un po', alle volte un po' rozzo. Se offendo qualcuno non è quella l'intenzione, quindi scusate se alle volte ho offeso qualcuno, chiedo scusa. Capisco che ho un carattere un po', come si dice, che te devo dire cose e te le dico in maniera poco carina, è vero. Lo riconosco, quindi non è però il mio intento quello di offendere, ecco, questo ve lo dico con tutto il cuore, e quindi non vi offendete se so di essere un po' così, però abbiate pazienza, gloria a Dio, e pregate per me, preghiamo gli uni per gli altri, amen. Dio vi benedica. Grazie per averci seguito fin qui e se Dio vorrà ci si vede al prossimo videoprogramma. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti. Alla prossima. Shalom.